Sabato 13 giugno, ben ritrovati con Infostudio in primo piano, la visita e ritorno in Calabria del leader della Lega Matteo Salvini, oggi tra le province di Reggio Calabria e di Vibo Valentia. Stamattina ha inaugurato la nuova sede provinciale della Lega a Reggio Calabria, nuova sede della Lega che si trova in via Miraglia, che è a sua volta a due passi da Palazzo San Giorgio, quindi stiamo parlando proprio del cuore, insomma, della città. Palazzo San Giorgio è sede del municipio di Reggio Calabria. Poi nel pomeriggio sarà a Maropati e successivamente a Tropea per una visita che ha certamente del turistico, ma che fra l'altro coinciderà anche con l'incontro con un albergatore, col titolare di un bed and breakfast che ha garantito il soggiorno gratuito ad alcuni medici che hanno curato persone affette da Covid in questi mesi. Questo è il momento dell'arrivo di Salvini a Reggio Calabria. Dunque, nella conferenza stampa che è seguita all'inaugurazione della nuova sede della Lega, Salvini ha ovviamente parlato molto delle elezioni che si terranno probabilmente alla fine di settembre. In settimana ci dovrebbe essere un'indicazione della data del governo su quello che dovrebbe a sua volta essere un election day. Salvini dice: per la prima volta saremo presenti alle amministrative in Calabria con il nostro simbolo e con dei nostri candidati, ma ha preferito non fare nomi, ce ne sono diversi, ha detto uomini e donne, ma noi prima pensiamo al progetto e successivamente e solo alla fine discuteremo dei candidati o comunque renderemo noti i nomi dei candidati. Interpellato sull'inchiesta Helios che all'inizio di questa settimana ha coinvolto la politica della provincia di Reggio Calabria e in particolar modo l'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti Catalfamo, Salvini ha detto che preferisce non commentare le decisioni della magistratura, ha lodato l'opera della Presidente della Regione Calabria Santelli riguardo alla gestione della fase delle riaperture e poi, interpellato sulla tenuta del governo, ha risposto: dovete chiedere a Renzi e a Zingaretti, so che si stanno scontrando, si stanno menando, ha detto per essere precisi, a Roma, a Villa Panfili, tira una brutaria, preferisco essere qui a Reggio Calabria. Sentiamo le parole appunto del segretario della Lega sui passi più importanti della conferenza stampa, a partire proprio, ripeto, da quello riguardo alla gestione delle elezioni amministrative in due dei cinque capoluoghi calabresi. Ma per mia abitudine, sempre, io sono fatto così, il nome del candidato sindaco o governatore arriva alla fine di un percorso che prima mette al centro il progetto, quindi il tema rifiuti a Reggio, il tema lavoro, il tema infrastrutture, il tema statale 106 a Crotone, quindi prima il progetto, alla fine il nome. Può essere indicazioni di un partito, può essere senza tessera di partito. Allora, è chiaro che in questo momento, se qualcuno che non ha mai fatto attività politica si avvicina, per me è un valore aggiunto. Ciò non toglie che ci possano essere anche iscritti ai partiti, però non lo dico per forma, lo dico veramente. Poi è chiaro che bisogna arrivarne a una entro i prossimi giorni, però mancano. Il governo penso che fisserà questa settimana la data del voto, almeno così ci hanno detto, dovrebbe essere a fine settembre, adesso non so quale weekend, quindi è chiaro che siamo a metà giugno, ci sono 100 giorni, io penso che in 100 giorni un'idea di Reggio e un'idea di Crotone ben precise abbiamo modo di spiegarle ai cittadini. E il nome, saremo un po' strani, però per noi arriva come ultimo percorso, non come primo tassello. Sia su Reggio che su Crotone ci sono diverse persone che hanno dato la propria disponibilità. Quindi abbiamo meglio avere l'imbarazzo della scelta che non essere costretti a una scelta unica. Noi dei candidati Lega diretti ce li abbiamo, sia a Reggio che a Crotone.
Ovviamente non è che io mi ponga al tavolo con gli altri dicendo siamo il primo partito e quindi dobbiamo imporre noi. Ci sta che ci sia un equilibrio e quindi potrà venire fuori un candidato Lega o a Reggio o a Crotone, ma ci sono anche altri comuni che vanno al voto, però noi donne e uomini che potremo candidare oggi ce li abbiamo anche a Reggio. Ma diciamo che il virus fra tanti danni, fra tanti morti e fra tanta crisi economica ci lascia il dovere di cambiare tutto rispetto al passato, quindi negli anni passati c'è stato un dibattito, ma anch'io personalmente in passato avevo più di una perplessità su questo, io penso che adesso sia fondamentale investire in infrastrutture, quindi il ponte che unisce non solo Messina-Reggio ma unisce l'Italia all'Europa, perché è un ponte che parte da Trapani e finisce a Stoccarda, l'alta velocità Napoli-Bari, la dorsale adriatica, la TAV, mai come adesso c'è bisogno di cantieri. Che significa lavoro e significa velocità. Quindi se tu mi chiedi se una maggioranza PD 5 Stelle, che ovviamente discute anche sul tombino, sul lungomare di Reggio, farà il ponte, no. Mi sembra evidente che i 5 Stelle, piuttosto che fare il ponte o la TAV o l'alta velocità, si mettano in costume da bagno. Conto che ci sia un'altra maggioranza scelta dagli italiani che ha nelle opere pubbliche una sua priorità. E oggi leggevo sui giornali che si stanno pestando all'interno loro, quindi preferisco oggi essere a Reggio che non in villa a Roma, perché c'è una brutta aria fra PD, 5 Stelle, Renzi e compagnia. E prendendo spunto appunto dalle parole di Salvini, il referente di Crotone della Lega, Salvatore Gaetano, afferma che nella conferenza stampa Salvini ha indicato con autorevolezza la strada da seguire per le prossime elezioni comunali nelle due città capoluogo calabresi chiamate al voto. Lavoreremo per unire il centrodestra, ha detto Salvini, sottolinea Gaetano, consigliando di essere compatti ed innovativi. A Crotone come a Reggio Calabria appunto ci sarà il simbolo della Lega, come abbiamo sentito. Ringrazio il nostro leader per la continua attenzione che dedica alla Calabria. Forti dei suoi stimoli, assieme ai colleghi della segreteria provinciale della Lega di Crotone, afferma Gaetano, ci metteremo subito al lavoro per applicare al meglio le sue indicazioni, contando ovviamente anche sul prezioso supporto del segretario regionale Christian Invernizzi. E restiamo a Crotone in qualche modo, perché questa notte al largo di Contrada Gabella, quindi non molto distante dalla costa, una motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato una barca a vela. Queste foto sono state scattate all'alba, quando la motovedetta e il veliero sono arrivati nel porto di Crotone. C'erano a bordo di questa barca a vela 59 migranti di nazionalità pakistana, erano tutti uomini, tre dei quali minorenni, e poi c'erano due cittadini lettoni, stridente insomma la differenza. Una volta a terra, chiaramente i due lettoni sono stati fermati, sono sospettati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il bialbero è stato avvicinato nella notte, esternamente sembrava tutto normale, tutto regolare, poi però i finanzieri hanno voluto fare un controllo e sotto coperta hanno trovato i pakistani, che erano stipati in uno spazio anche piuttosto esiguo, 59 ripeto le persone. I militari hanno scortato la barca in porto, dove è giunta, lo abbiamo visto dalle foto, intorno alle 6, e poi hanno fermato i due passeggeri di nazionalità lettone, che erano probabilmente gli scafisti. Gli altri migranti si trovano già nel centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto. Togliere dei ragazzi alle loro famiglie, sebbene sia la giustizia con il potere e l'autorevolezza di farlo, è sempre un provvedimento particolarmente doloroso. È quello che è accaduto a Reggio Calabria, dove il tribunale ha allontanato dalle rispettive famiglie due minorenni, uno di 12 e l'altro di 15 anni di San Luca, famiglie quelle a cui appartengono questi due ragazzini, ritenute vicine alle cosche d'Ndrangheta. Il provvedimento è stato preso su indicazione della procura dei minorenni per sottrarli ad un concreto pericolo di devianza, è sottolineato nella motivazione, nell'ambito del progetto Liberi di Scegliere. Indagando sul danneggiamento di un palo della luce avvenuto a San Luca, i carabinieri sono risaliti ai minori che ne sarebbero stati gli autori, hanno informato appunto la procura per i minori, la quale ha rappresentato al tribunale il contesto in cui i ragazzi sono cresciuti, con genitori e parenti che hanno pendenze penali anche gravi, dal sequestro di persona a scopo di estorsione all'associazione mafiosa al traffico di droga. Ritenendo il futuro dei minori potenzialmente a rischio, il tribunale ha emesso questo provvedimento che, limitando la potestà dei genitori,
minori, li affida ai servizi sociali, nomina un curatore speciale, li avvia un programma con supporto di servizio sanitario e strutture, fra le altre c'è anche Libera, con compiti di assistenza anche psicologica. Oggi di Covid non parliamo tantissimo, dopo che giovedì ci sono stati 2 casi di contagio e prima ancora c'erano stati 5 giorni senza tamponi positivi, ieri siamo tornati a contagi zero. La nostra regione sta attraversando un ottimo momento proprio dal punto di vista del fronteggiare l'emergenza, lo sappiamo, incrociamo le dita logicamente, ora arriva una stagione, è già arrivata una stagione, lo sappiamo, favorevole, che poi la stagione anche delle vacanze, della spensieratezza, del divertimento. La Calabria è meta turistica, quest'anno lo sarà molto di meno, come è facile pensare e supporre, però il movimento interno dei calabresi sarà determinante per gli imprenditori delle vacanze e del turismo, quindi per albergatori, per ristoratori, per gestori degli stabilimenti balneari. Soverato, perla dello Ionio Catanzarese, è una delle capitali del turismo calabrese e, stando ai primi segnali, senza piangersi addosso, insomma, anche facendo professione di ottimismo, i gestori dei lidi sostengono che sono abbastanza fiduciosi sull'andamento della stagione estiva. Armandosi di santissima pazienza e di incrollabile fiducia e facendo lo slalom tra obblighi e divieti, gli imprenditori balneari di Soverato stanno riemergendo dal sonno del lockdown. Il Golfo di Squillace è una striscia infinita di spiagge e stabilimenti ed in questo periodo la zona starebbe già pullulando di turisti. Sebbene la mobilità interregionale sia di nuovo possibile, però quest'anno bisognerà contare e confidare soprattutto sugli spostamenti endogeni e sulla spesa degli stessi calabresi. E da quanto pare la risposta in queste prime 2 settimane è stata positiva, come afferma il presidente degli stabilimenti balneari soveratesi, Salvatore Riccio. Sicuramente una stagione differente rispetto alle altre, tanti dubbi, tante incertezze anche nelle ripartenze, la gente è molto diffidente, però come ogni cosa tutto deve ritornare nella normalità, mi auguro nel breve tempo possibile, anche perché noi operatori economici abbiamo tanti impegni da mantenere e tante, diciamo, situazioni da affrontare. Alla stagione, devo dire la verità, per quanto mi riguarda, nel mio stabilimento le prenotazioni ci sono sia per luglio che per agosto. Quello che manca è forse, ecco, la sera, la gente, ecco, non esce con molta facilità, mentre prima poteva uscire nella seconda serata. Ecco, speriamo che tutto ritorni nella normalità nel breve tempo possibile. Termoscanner all'ingresso dei lidi e nei ristoranti, registrazione dei clienti, sanificazione di lettini, sdraio ed ombrelloni, costante pulizia di bagni e docce. Tutti si sono adeguati ai nuovi problemi di gestione della clientela imposti dall'emergenza sanitaria e dall'aumento dei costi per garantire la sicurezza. Qualcuno ha anche predisposto un'app per le prenotazioni da sotto l'ombrellone. Ma la cosa che più colpisce è la determinazione degli esercenti, che non si sono abbattuti ed anzi sembrano stare sfruttando l'eccezionalità della situazione per cambiare anche il contesto di un lavoro finora caratterizzato soprattutto dall'individualismo. Io sono molto fiduciosa, sinceramente. Noi, è vero, abbiamo anche dei begli spazi su cui possiamo lavorare, sacrificheremo un po' di tavoli, però rispetto a tutto quello che c'è stato, diciamo, siamo fortunati, tra virgolette. Per quanto riguarda le prenotazioni, anche a livello di ombrelloni, ringraziamo a Dio, siamo messi bene. Per cui, niente, piano piano le cose che si stanno aprendo, speriamo che ci sia una buona stagione. Noi stiamo programmando dei distanziamenti. Avevamo già noi, diciamo, abbastanza distanziati gli ombrelloni gli uni dagli altri, ma adesso piazzeremo gli ombrelloni, perché ancora non li abbiamo fatti, visto l'ultima mareggiata aveva rovinato di nuovo la spiaggia, quindi ieri l'ha risistemata la ruspa, e quindi penso che saranno ancora più distanziati, noi diciamo c'è lo spazio, quindi con un po' di buonsenso e di senso civico da parte di tutti credo che ce la potremmo fare. In spiaggia ovviamente il problema principale è rappresentato dal rispetto delle distanze di sicurezza. Sin dall'arrivo dei primi bagnanti i controlli sono stati immediati, come pure la fissazione degli spazi fra gli ombrelloni e quella delle superfici per ciascun gruppo di clienti.
e gli imprenditori balneari allargano i confini delle prescrizioni minime, garantendo l'interesse dei bagnanti ed evitando di incorrere in qualche inciampo al momento dei controlli. Se lei lo guarda, abbiamo tra un ombrellone e l'altro ombrellone 4,50 m, tra un ombrellone e l'altro ombrellone in linea orizzontale 3,10 m. Quindi abbiamo superato la normativa della Regione Calabria. Poi abbiamo messo una passerella centrale che arriva giù fino alla battigia. Da questo ultimo ombrellone giù abbiamo 3 metri e dalla parte opposta ancora 3 metri. Un traffico di auto di lusso rubate con due diverse direttrici, una delle quali attraversava anche la nostra Calabria, Gioia Tauro, è stato sventato dalla polizia italiana e da quella canadese. Le auto erano destinate ai mercati turco e libico, ma transitavano, ripeto, anche dall'Italia. Sono stati gli investigatori della polizia di frontiera di Fiumicino e poi la polizia di Gioia Tauro e Salerno a collaborare per quanto riguarda il nostro paese. Almeno una trentina le auto rubate, vedete che vengono aperti i container, ci sono due auto all'interno, auto queste rubate quasi tutte a Montreal o comunque nella zona della grande megalopoli canadese, i cui prezzi si aggiravano tra i 50 e i 100.000 euro. Le auto venivano, ripeto, messe nei container, viaggiavano poi su navi che facevano tappa in Italia e venivano trasferite in Turchia, nel porto di Mersin, e da Homs in Libia, dove venivano rivendute a cifre certo sempre elevate, però molto convenienti rispetto agli effettivi prezzi di mercato. Una rotta collegava il Canada e la Turchia, la seconda, che però era la più consistente, passava, ripeto, da Gioia Tauro per poi finire in Libia. A Gioia Tauro è stato intercettato un centinaio di veicoli, per il momento le auto sequestrate sono 30 per un valore di oltre 1,5 milioni di euro. Vedete quanto lunga è la fila, la carrellata della telecamera ancora non terminava, questa è un'altra fila, ma vedete quanto numerose siano le auto che sono state intercettate e peraltro chi insomma se ne intende, ma anche chi non se ne intende, credo, non fatichi a stabilire che si tratta di auto di pregio. E ieri sera è arrivata la conclusione, almeno per quanto riguarda il giudizio di primo grado, la vicenda dell'omicidio di Francesca Petrolini e del suo compagno Rocco Bava. Vennero uccisi a Davoli Superiore il 23 dicembre del 2018. Per l'omicidio dei due è stato condannato all'ergastolo Giuseppe Gualtieri, che nella foto è l'uomo a destra, di 52 anni, che era il marito di Francesca Petrolini. I due poi si erano separati e vennero uccisi nella tabaccheria di cui era proprietaria la donna. Gualtieri venne individuato e bloccato già il giorno dopo nelle vicinanze dell'abitazione di un congiunto, confessò il delitto e parlò proprio del fatto di non accettare la nuova relazione avviata dalla moglie come movente. L'uomo ha sparato con un fucile che poi è stato trovato durante una perquisizione, con una pistola della quale invece si era liberato gettandola in un dirupo. Ci siamo occupati, e ce ne siamo occupati anche in maniera diffusa, mostrandovi tutte le iniziative che sono state organizzate, anche alcune fuori dalle 5 che erano state programmate all'inizio, ed è in campo con gli chef. Iniziativa di solidarietà che è stata organizzata, ideata e organizzata dalla Vibonese Calcio, che ha poi chiamato in causa alcuni importanti chef calabresi per chiedere loro di cucinare a favore di persone, di famiglie particolarmente bisognose. E ieri è arrivata anche per il presidente ed il direttore del marketing e della comunicazione della Vibonese un premio. Ambasciatori della solidarietà per le iniziative con cui hanno saputo aiutare concretamente le persone più bisognose in un momento di grandissima difficoltà e disorientamento. L'imprenditore e presidente della Vibonese Calcio Pippo Caffo e il direttore marketing e comunicazione rossoblù Daniele Cipollina hanno ricevuto l'onorificenza dal presidente della provincia di Vibo Salvatore Solano, che ha affidato a Gerardo Sacco la realizzazione di un ciondolo con il richiamo alla moneta coniata nella Hipponion magnogreca. Un modo per ringraziarli per le iniziative con cui hanno saputo dare vita ad una vera e propria gara di generosità che ha coinvolto l'intera regione, producendo una sostanziosa raccolta fondi e la distribuzione di migliaia di pasti alle famiglie in maggiori difficoltà. Di particolare rilievo l'iniziativa in campo con gli chef, realizzata in collaborazione con il Banco Alimentare e nella quale sono stati coinvolti numerosissimi chef calabresi, come spiega Daniele Cipollina.
Noi abbiamo coinvolto tutti gli chef stellati e non solo, più rappresentativi del territorio, circa 30 chef. La particolarità di questa iniziativa è che hanno messo a disposizione i propri ristoranti stellati per regalare un pasto solidale alle famiglie più bisognose attraverso la collaborazione del Banco Alimentare che ci ha sostenuto attraverso la loro rete di volontari. In 3 giorni, così come diceva il Presidente, abbiamo raccolto circa 100.000 euro. È stata una gara della solidarietà straordinaria. La mia idea è stata quella di legare il calcio, che ha una cassa di risonanza mediatica importante, e l'enogastronomia, che è un comparto fondamentale in Calabria. Credo che questa iniziativa sia la dimostrazione che il calcio non si gioca soltanto in campo, ma è a servizio del territorio. L'obiettivo era quello di sostenere ed aiutare il territorio attraverso il calcio, che è portatore di valori sani. E non è da trascurare, spiega il presidente della provincia, l'effetto traino che uno sport popolare come il calcio potrebbe produrre anche per il futuro. Quando lo sport scende in campo e la Vibonese è scesa in campo, questo può dare dimostrazione che attraverso lo sport si può fare tanto e si può sensibilizzare la comunità affinché queste iniziative possano essere da slancio anche per tante altre iniziative di solidarietà. Dopo aver assicurato che continuerà a scendere in campo e a sostenere tutte quelle iniziative che mirano alla crescita e allo sviluppo del Vibonese, il presidente Pippo Caffo si è soffermato sulla questione più squisitamente sportiva, spiegando ancora una volta le ragioni per cui ha deciso di rinunciare a partecipare ad eventuali play-off che avrebbero potuto concretizzarsi nelle prossime settimane. Una partecipazione legata al risultato della finale di Coppa Italia tra Juventus Under 23 e Ternana, prevista per il prossimo 27 giugno. Un punto interrogativo troppo grande per mettere a rischio la tenuta economica del club. Il nostro campionato, si sa tutti, che era la salvezza. Abbiamo preso più della salvezza. Non possiamo, per ovvi motivi, partecipare ai play-off perché sono un'incognita. Non potevo rischiare di fare degli allenamenti da oggi al 1° luglio per poi non essere ammesso per motivi vari, perché non si capisce niente, francamente, come andrà a finire. E un altro anno sarà un'altra storia se il pubblico tornerà, perché io dico che giocare senza pubblico è mortificante. Perciò era un'incognita costosa, 2 pullman per andare fuori, avremmo dovuto fare tutte le partite, eventualmente tutte fuori casa, tutte con un solo risultato che era la vittoria. Io dico che il campionato vero partirà il 1° ottobre. E dunque, ecco, spiegato anche il motivo per cui la Vibonese, appunto, non avrebbe poi, sarebbe comunque andata così, non avrebbe partecipato, seppure ne avesse avuto diritto, agli spareggi per la promozione. Vi ricordo che fra una settimana si riparte con la Serie A, si riparte con la Serie B e fra poco partono anche play-off e play-out della Serie C, la cui stagione regolare è stata interrotta. E per questa edizione è tutto. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che per restare aggiornati c'è sempre tgcal24.it e vi auguro buon proseguimento con i nostri programmi.